Il buon non compleanno di Gioachino Rossini, nato il 29 febbraio 1792, è ormai una abitudine consolidata a tutti gli anni che presentano il calendario non bisestile. Non ci si era invece ancora abituati alla settimana rossiniana in versione streaming. Pesaro però non rinuncia alla settimana dedicata al suo cittadino più illustre, bensì la riformula in versione digitale, non togliendo nulla alla grande qualità di un'offerta di eventi che dal 21 al 28 febbraio metterà in scena tutta una serie di eventi visibili su Rossini TV. Il Teatro Rossini aprirà le sue porte a 4 concerti in streaming che coinvolgeranno la Filarmonica Gioachino Rossini, l'Orchestra Sinfonica Rossini, i cantanti del Rossini Opera Festival e gli allievi del Conservatorio. Ma sarà una settimana rossiniana anche dedicata ai più piccoli. Rossini entra nelle scuole e in una particolare proposta di andar per fiabe, Gioachino qua, Gioachino là, davvero tutta da scoprire. È una versione digitale, una versione in cui abbiamo scelto di fare, diciamo, meno cose, ma puntando su una qualità veramente alta. Avremo 4 concerti, 4 momenti con il concerto realizzato dal Conservatorio e dal Rossini Opera Festival proprio il 28, ma anche un contributo importante dato dall'Orchestra Sinfonica Rossini, dalla Filarmonica Rossini anche, quindi insomma dei momenti concertistici sicuramente importanti per un compleanno che vuole marcare appunto anche la partecipazione delle istituzioni culturali, come da 6 anni diciamo, per fare di questo un grande momento di produzione attorno alla figura di Rossini, ma attorno anche a tutte le suggestioni che Rossini sa attivare. A proposito di questo, avremo diversi momenti anche divulgativi, la produzione di un materiale didattico che verrà distribuito a tutti i bambini, un bravo bravissimo attraverso le scuole, praticamente sono 8 pagine di excursus a fumetti che raccontano la storia di Rossini, ma anche il senso delle opere in maniera giocosa e scherzosa per avvicinare sempre di più il nuovo pubblico a questo. A proposito di questo, anche il sabato del compleanno e la possibilità di pranzare nelle scuole con un menù rossiniano, una cosa che avevamo messo a punto in realtà già l'anno scorso, poi ovviamente è sospeso per le esigenze di chiusura a scuole col Covid. Quest'anno è una delle cose che riusciamo a mantenere, sarà un altro modo per avvicinare ovviamente i bambini più piccoli a questo, ma anche ovviamente le famiglie, perché poi magari si racconterà l'esperienza a casa. E altrettanto i musei che stanno riaprendo, non ancora nel weekend, speriamo presto anche nel weekend, ma sia la proroga della mostra a tema canzone italiana, noi ai Musei Rossini e ai Musei Civici per tutto febbraio, in cui sarà possibile entrare anche solamente con la card Pesaro Cult, ma anche tante attività didattiche all'interno dei musei, anche qui prevalentemente per i più piccoli, e quindi la possibilità con laboratori di stare dietro quello che è un po' la creatività di Rossini, ma anche quello che ne è il racconto dei nostri bellissimi spazi museali. Quindi l'invito attraverso pesarocultura.it e attraverso gioachinorossini.it a seguire tutto il programma, e tutte le iniziative saranno in streaming gratuito, e quindi sarà la possibilità anche di seguirle ovviamente da casa a partire dai concerti.